Benvenuti, sono Roberto Menabò, collaboratore della Scuola di Musica Moderna di Ferrara e in questa guida all'ascolto vi parlerò dei blues delle montagne, ma non delle montagne nostre, delle Alpi, ma degli Appalachi. Gli Appalachi, questa grande catena montuosa che lambisce diversi stati. Tra questi il North Carolina, il South Carolina, la Virginia, il West Virginia, il Kentucky e il nord del Tennessee. In queste zone grandi ci furono, nel periodo tra gli anni 20 e la Grande Depressione negli Stati Uniti, moltissimi cantanti bianchi che interpretarono un blues particolare, diverso, nuovo, innovativo, che riusciva a mescolare l'idioma afroamericano dei neri con la cultura popolare bianca di origine europea. È un blues nuovo, era innovativo e ancora adesso è molto interessante ad ascoltare. Certo che rispetto al blues che siamo abituati ad ascoltare, quello dei neri, quello legato al Mississippi, ai campi di cotone, alla segregazione, ai larghi spazi, questo è un blues diverso. Qui invece abbiamo le montagne, i ruscelli, grandi foreste e abbiamo anche le miniere e le fabbriche tessili, ma anche alcune fonderie. Per cui nei blues, in questi blues di questi personaggi, si riflette la tensione sociale che si viveva in quegli anni. Certo, non hanno questi personaggi sconosciuti l'appeal che hanno i neri di questa vita romantica, una vita trasgressiva. È una vita più semplice, se vogliamo, perché molti di loro erano operai o minatori, ma nello stesso tempo è una vita passionale, legata alla musica e legata a quel periodo molto duro. Uno dei primi personaggi è Doc Box. Era un bel ragazzone alto, con uno sguardo vitreo ben preciso. Lui viveva a Dorchester, siamo nella Virginia. Anche lui, come tanti altri ragazzi, amava suonare le canzoni popolari che si suonavano in famiglia, ma soprattutto aveva visto qualche musicista basker nero che suonava davanti agli empori della cittadina suonare la chitarra in un modo particolare. Lui suonava il banjo, nel banjo nello stile antico, si chiama il clawhammer, che era il modo tradizionale di suonare il banjo, ma però era così innamorato di questa musica blues diversa, nera, che voleva suonare il banjo come fosse una chitarra. Però già a 12 anni, 11, viene mandato in miniera, come succedeva a tutti i ragazzi di quell'epoca, e lui lavora, ma non gli piaceva mica tanto lavorare. E come tanti anche adesso, era un ragazzo un po' duro, un po' diverso, un po' scavezzacollo, un po' borderline, potremmo dire adesso, e si mette in giri poco raccomandabili. L'ambiente in cui viveva è un ambiente duro, perché oltre ai vigilantes che erano molto violenti, c'erano personaggi che giravano attorno a queste povere case e che avevano sempre la pistola sotto braccio e che era meglio non conoscere. Lui comunque ci dà dentro, c'è da fare, contrabbando di liquori, ma non due o tre bottiglie, proprio in largo stile, da piccolo bandito di provincia, insomma, fa una cosa, fa quest'altra, suona il banjo, ma in fondo era un grande timidone. Però suonava il banjo decisamente bene. Un giorno, sempre nella cittadina, siamo nel 1927, arrivano alcuni talent scout. Sapete, erano questi personaggi che cercavano dei musicisti di musica bianca, hillbilly veniva chiamata, da inserire nei loro cataloghi. I dischi sono i 78 giri, siamo nel 27, per cui erano quelli, allora andavano in giro a cercare. Lui viene selezionato, chiamato, quasi non ci voleva andare perché era così, se la faceva addosso, ecco, possiamo più dire così, ma si fa mezza bottiglia di moonshine, il moonshine era quel liquore fatto in casa, e partecipa a questa selezione. Bene, bene, dicono, fra 4 mesi ti vogliamo a New York. Lui tutto contento perché in cuor suo lui voleva fare il musicista, mica non voleva più fare il minatore, non lo faceva veramente controvoglia, anzi, con tutta una serie di problemi. Parte nel 1927 e arriva a New York un po' spaesato, gli danno pochi dollari una notte in albergo e gli dicono adesso vai lì e suoni 8 brani. Lui si mette e incide 8 pezzi. Questi 8 pezzi rimarranno unici nella storia perché sono particolarissimi.
Il suo stile è uno stile che mette insieme la musica arcaica nera con la musica arcaica bianca. Riesce a costruire questo connubio quasi impensabile e nuovo. E il suo stile era legato all'antica tradizione. E quando noi ascoltiamo un blues ci viene sempre in mente una progressione armonica, no? O le 12 battute, comunque una cadenza, invece lui no, è una struttura modale, tiene sempre lo stesso accordo, ma lo stesso accordo è anche ambiguo fra maggiore e minore perché viene determinato dall'accordatura che lui aveva scelto con il banjo. E il banjo non si limita all'accompagnamento della voce, ma diventa proprio un contrappunto, naviga, spazia, si inventa delle melodie, si inventa delle figure, è quasi un'altra anima rispetto alla sua voce. E la sua voce era una voce dura, nuova, era come se venisse dai campi, holler. Gli holler erano dei vecchi canti che intonavano i neri mentre lavoravano, urlavano così, oppure i canti a cappella, i canti religiosi. Lui esprime questa sua sensazione, questo suo malessere interiore con questa voce che è strascicata, anarchica alcuni momenti e soprattutto come i cantanti di blues scende, fa scendere la vocale finale, la sillaba finale. È un'emozione unica, diversa, particolare. E i brani che incisi in quell'epoca, in quell'incisione, furono appunto 8, country blues, Polly Polly, down home blues, e ognuno di questi era una musica verace, antica, difficile ancora adesso da assorbire alle nostre orecchie, abituati invece a un blues più strutturato. Comunque lui, dopo questi 8 pezzi, riescono a vendere, hanno un piccolo successo, riesce a lasciare la miniera e a darsi da fare come musicista. Con un gruppo fa una cosa, quest'altra, va a suonare un po' per tutti questi piccoli stati. Ma con la depressione, la sua musica non piace più, con la depressione la vendita dei 78 giri crolla, la richiesta di musica nelle feste crolla perché le persone avevano da mangiare, in quegli ambienti soprattutto operai o di minatori era ancora come era andare di notte, per cui non c'era più da lavorare, non gli rimane altro che ritornare in miniera. E tornerà in miniera fino al 1954, quando dovrà andarci in pensione forzata, senza assegni, per una specie di malattia polmonare. E lui era pronto a passare una vecchiaia così nella sua Dorchester e non sapeva che negli stessi anni c'era un ricercatore americano, Henry Smith, che pubblicò, grazie alla Folkways, 3 album che si chiamava History of American Popular Music e venne inserito anche lui in quella collana. Avevano preso i 78 giri e messo su. E negli anni 60, quando i giovani universitari andavano a riscoperta della musica popolare bianca, si vedevano questo doc box, ma non sapevano chi fosse, non è come adesso che c'è internet. Fino a che Mike Seeger, il fratello di secondo letto di Pete Seeger, il grande cantore della musica popolare americana, riuscì a ritrovarlo lì a Dorchester, è riuscito ad avere il suo indirizzo tramite fans, eccetera, e lo ritrova ancora un signore un po' ingrassato, ma ancora in forma. E gli dice, Doc, ritorna a suonare. E lui non vedeva l'ora, non vedeva finalmente l'ora di poter risuonare. Riprende il banjo e Mike Seeger lo presenta in vari circoli universitari e lo fa suonare anche al Festival di Newport, che a quell'epoca era il massimo del folk, e così ritorna. Durerà per poco ancora, perché nel 1971 un attacco cardiaco lo fa morire lì nel giorno del suo compleanno. Ora, adesso possiamo ascoltare Doc Box. Negli anni 60, prima di un concerto, avevano fatto un'intervista, lui canta questo country blues, così vi rendete conto della particolarità e rimarrete anche basiti dalla sua musica. Doc Box, country blues. I'm gonna play country blues. Man here a while ago was singing and said, but you didn't have no money, you didn't have no friends. And I've experienced that, I've lived a long time. Come on, you good time people.
lucky good people, I'll gamble part of the way through Spain. So went back to Virginia for to gamble my last coin. Last time I seen my little woman, good people, she had a wine glass in her. Drinking down her troubles with a low-down sorry man. Oh, my daddy taught me a plenty good people. My mama, she told me more. If I didn't quit my rowdy way, there'd be trouble at my door. I wrote my woman a letter, good people. I told her I was in jail. So he wrote me back and answered, saying, honey, I'm a come for your bill. All around this old jailhouse is handed, good people. $40 won't pay my fine. Orange whiskey has surrounded my body. Oh boy, pretty women, the trouble in my mind. Now, Father, listen to my mama, good people. I wouldn't have been here today. The drinking and the shooting and the gambling at home, oh, dig a hole in the middle, good people. Go dig a hole in the ground. Come around, all you good people, and see this round or go down. When I am dead and buried, and my face turned to the sun, avete sentito che musica particolare, Doc Box. Adesso un altro personaggio, sempre delle montagne, questa volta invece viene dal West Virginia, Frank Hutchinson. Frank Hutchinson nasce nella Raleigh County e sua mamma aveva 16 anni, il suo papà qualcuno di più, ma il padre non ne voleva sapere di avere un figlio, meno che mai di sposarsi. Allora iniziò una specie di faida fra famiglie: no, tu la sposi, no, tu sì. Sapete come succede quando un uomo non vuole affrontare il matrimonio? Ma non ci fu in realtà poi tanta storia, perché 6 mesi dopo fu trovato il giovane padre morto stecchito insieme al suo amico Woody in un garage. Si erano imbottiti di whisky fatto in casa, si vede avevano messo troppo alcol, poveretti, morirono. La madre un po' da sola, non si sa bene se insieme a qualche parente oppure insieme al suo padre, così arriva invece a Logan County e lì riesce a trovare, a sposarsi con un minatore e vanno a vivere in una shotgun, una casa a 3 stanze su un unico piano. Queste case appartenevano alla miniera, che faceva pagare affitto salato ai minatori, ma non solo, i minatori erano costretti anche ad andare a comprare nell'emporio del villaggio. Era tutto un modo per stare sempre attaccati alle miniere. Frank vive anche lui la giovinezza un po' fuori giocando, ma a 12 anni già dentro in miniera, a lavorare come tutti gli altri. Era alto, rosso di capelli, amava cantare le vecchie canzoni irlandesi e quando lo vedevano, ehi Frank, cantaci questa canzone, lui cantava e poi dice, ma perché non prova anche la chitarra? E si mette a suonare la chitarra. E intanto vedeva alcuni neri, alcuni lavoratori neri che lavoravano nelle ferrovie,
melodie che ogni tanto si mettevano e suonavano. Allora lui imparava, guardava, ma guarda come suona quello. Quello lì addirittura usa una specie di coltello fra scivolare sulle corde. Allora andava a chiedere e inizia così, come tutti gli adolescenti, a suonare, ma a lavorare duro e sodo. A un certo punto però nel suo lavoro si fa male, era facilissimo farsi male in miniera, si proprio una gamba e non riesce più a lavorare in miniera. Non è che gli imprenditori stessero molto attenti, lo licenziano e via, lui deve adattarsi a fare tanti altri lavoretti. Il guardiano da una parte, il fornaio, ne fa di tutti i colori, ma, e qui vi racconto una piccola storia, parteciperà insieme ai suoi ex colleghi nella battaglia del Monte Blair. Cos'è stata questa battaglia di Monte Blair? Dopo la Prima Guerra Mondiale i rapporti fra le maestranze e i minatori erano molto duri. Anche se non si sentiva come in Europa il vento della rivoluzione sovietica, anche negli Stati Uniti c'era qualche fermento, no? C'era qualche cosa, erano gli anni duri. E allora la situazione era sempre molto calda, incandescente. E c'erano i vigilantes, erano una specie di polizia privata degli grandi industriali che reprimevano tutti quelli che avevano qualche velleità sindacale, ma non solo, ma anche gli sceriffi ci davano dentro che non era poco. Ma non tutti, c'era uno, Sid Hatfield, che era considerato un eroe, era lo sceriffo che difendeva i lavoratori. È un personaggio da ballata proprio perché era severo con i cattivi, buono con i buoni, onesto, soprattutto un grande pistolero, e si dice che quando lui estraeva una pistola lanciava una patata tac, 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 e la patata veniva pronta per essere cotta sulla brace. Comunque i vigilanti non potevano permettersi che uno sceriffo così aiutasse i lavoratori, per cui vanno, non so, per arrestarlo, per ucciderlo, non si sa bene cosa successe, ma sette di loro rimasero sul terreno, stecchite, zacchete, si dà ce lì ci sapeva fare con la pistola. Allora gli intentano un processo e lui quando va, il giorno che vada a presenziare al processo intentatogli, sale le scale del tribunale e alcuni vigilanti se gli sparano bruciapelo a tradimento. Allora questa era la goccia che fece traboccare il vaso. Circa 3.000 minatori, che erano tanti, si spingono verso Logan County e fu una delle più grandi rivolte americane. Chiamarono la guardia, oltre alla Guardia Nazionale, anche l'esercito. Fu proprio una battaglia vera e propria che finì con la sconfitta dei lavoratori, ma questa è storia. Torniamo al nostro Frank Hutchison, che a questo punto capì che con la miniera non aveva più nulla a che fare e cominciò a prendere una vecchia Ford, un Model T di terza mano, poi uno schermo e un piccolo proiettore. E andava in giro per questi piccoli paesi della Virginia con questo po' di roba e con la chitarra, proiettava questo film muto e insieme suonava la chitarra. E lì imparò a diventare molto bravo, tant'è che poi nel 1926 riuscì a avere un contratto con la Brunswick, sempre a New York. Lo chiamarono e incise alcuni brani, tra questi uno che si chiama Worried Blues, che ancora adesso è il caposaldo della musica blues bianca. È un blues bellissimo che voi sentirete, con un testo anche molto molto arcigno. Dice: io sto proprio male dentro, c'ho proprio il cuore, c'ho proprio le tensioni, e se il blues non mi uccide non morirò mai più. Oppure quando dice: quando uno ha i blues, che poi sono proprio la malinconia, non ha sia voglia né di mangiare né di dormire, e si va avanti e indietro come un poliziotto quando cammina di qua e di là. Ecco, Worried Blues è suonato con questa accordatura, è una G tuning, o meglio accordatura di Sol, perché suonandola così vuoto è un accordo di Sol maggiore, Sol si re. Viene chiamata anche Spanish tuning perché all'inizio del Novecento con questa accordatura considerata facile si faceva suonare le signorine un pezzo che si chiamava Spanish Fandango. Ma in realtà poi con questa accordatura si può suonare del blues anche più incandescente, come facevano Charlie Patton o Son House nel Blues del Delta. Rimaniamo a Worried Blues. Sentite, è un blues lento, melodico.
I got the worry blues, got my heart to cry. I got the worry blues, got my heart to cry. If blues don't kill me, boy, I never die. Some people say the worry blues no bad. Some people say the worry blues no bad. It's the worst thing a man ever had. When you got the blues, you can't eat nor sleep. When you got the blues, you can't eat nor sleep. You walk around like police on his beat. A dreamless night, you lay back in bed. Yes, a dreamless night, walking back in bed. I dream this night that woman loves dead. The woman loves, she dead and gone. The woman loves, she's dead and gone. They leave me, leave my time song. I got the worry blues, got my heart to cry. I got the worry blues, got my heart to cry. Hey, blues don't kill me, boy, I never die. Avete sentito che bella melodia, lirica, appassionante, e certamente non è merito mio, ma merito di questo Frank Hutchison, che era riuscito in questo equilibrio unico. Dopo queste prime due incisioni continuò ancora a suonare, dimostrandosi veramente un chitarrista particolare, ricco, raffinato, non solo, ma aveva anche un modo tagliente e anticonvenzionale di eseguire la canzone nel canto, e riusciva soprattutto nei dischi successivi incidere brani di diversi stili. Andava dal tradizionale al blues più arcaico, alla ballata. E fino anche lui, fino agli anni 30, riuscì a mantenersi bene, anzi stava abbastanza bene, si era anche comprato una piccola Chevrolet, no? Che era la stessa auto che usavano i contrabbandieri di liquore. Ma anche la storia è sempre uguale, e mi tocca ripetermi, con la depressione la musica finì e lui si trovò spiazzato, cercò di rilevare una specie di posta dove c'era anche tabacchi, insomma, ma non funzionò granché, rimase povero tutta la vita, fino a che negli anni 50 morì, si dice, di un cancro, ma non si sa bene neanche la sua vita. Comunque misconosciuto, e soprattutto anche durante il revival di questa musica il suo nome è scomparso. Speriamo che ricompaia dopo questo World Blues. Rimaniamo sempre a Logan County, parlando di un altro personaggio, Dick Justice. Dick Justice era un ragazzino, aveva 10 anni quando
andò a lavorare in miniera. Fin l'ora era andato a correre nei campi, suo padre le aveva detto: mi raccomando, stai il più possibile fuori, vai a giocare fuori, 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 perché tanto quando sarai in miniera non vedrai più il sole. E allora una sera arrivò a casa e guardando il figlio, domani vieni in miniera. E lui partì, partì alla mattina presto e andò a lavorare. Il fatto che i bambini lavorassero in miniera ancora negli anni 20 era assodato negli Stati Uniti, non era una cosa strana. Anzi, si era spostato dagli 8 fino ai 10 anni. Questi bambini andavano dentro a lavorare, 10-11 anni. E cosa potevano fare questi poveri mammucchetti piccolini così? Tre cose: o facevano il trapper boy. Il trapper boy era quel ragazzino che stava tutto il giorno lì in piedi al buio ad aprire o chiudere le porte di aerazione o le porte di ingresso. Voi direte: come un portiere? No, perché siamo sotto, c'era molta corrente e molti di loro, ci sono delle inchieste, morirono perché erano stanchi, magari dopo una giornata la porta si apriva e venivano schiacciati. Oppure potevano fare il tipple boy, che era quello, quei ragazzini che spingevano a mano in certi tratti i carrelli di carbone sulle rotaie, ma molte volte magari inciampavano, poverini, e così, e il carrello gli veniva addosso, più di uno, a più di uno gli furono amputate le gambe. Ci sono molte fotografie che riguardano questo, una vitaccia. Oppure quelli più fortunati, come Dick Justice si presume, fortunati per modo di dire, era il breaker boy. E cosa sono? Stavano in una, siamo sempre dentro la miniera, con un piccolo lumicino, mancanza d'aria, stavano seduti due o tre e con le mani spaccavano questi lastre di carbone per togliere le impurità che potevano essere, ci potesse essere dell'ardesio, del zolfo, dell'argilla. Tutto il giorno stavano lì, capite? Era una vitaccia, ma la musica era qualcosa che li faceva sognare. Allora questi ragazzi, finita 12 ore, chissà quante ore lì sotto, avevano ancora voglia, una grande passione, perché se non era quella, di suonare la chitarra. E Dick, come tutti gli altri, suona la chitarra, vede questo, continua sempre a lavorare, diciamo, in miniera. Alla sera oppure alla domenica prende la chitarra, sente qualche primo 78 giri del 1925-26 e comincia a imparare così, fino a che diventa proprio bravo. E allora l'amico Frank Hutchinson, quello di cui ho parlato prima, dice: ma perché? Dai, ti do io il nome e l'indirizzo, sono uscito a farti avere un'audizione, vai a New York. Allora lui chiede permesso dal lavoro e arriva a New York insieme a un violinista che era un suo amico, che lui aveva visto poche volte prima. Arrivano a New York e lui incide in tutto 10 brani, 6 da solo e 4 insieme ai violinisti. Sono qualcosa di incredibile, perché pensare che questo ragazzo aveva 20 anni, 22, non lo so con certezza, che lavorava tutto il giorno in miniera, che avrà avuto delle mani sporche, callose, rovinate, suonasse la chitarra in un modo così raffinato, unico, particolare. Se voi sentite i suoi brani, ci sembrano incredibili, suonati da un ragazzo che stava 10-12 ore in miniera. Perché riesce ad avere un arpeggio, un picking unico, molto, molto ricco, molto fantasioso, pulitissimo. E tant'è che molti chitarristi bianchi, in primo luogo John Fay, che è stato uno dei più grandi chitarristi acustici poi degli anni 60, presero moltissimo da lui, guardarono come faceva, soprattutto gli abbellimenti, come si muoveva fra gli accordi. Fece alcuni blues suoi, ma anche alcune cover che avevano qualcosa di personale, come Cocaine Blues, che era stato inciso qualche anno prima, sempre nella gira, da Luke Jordan. Era un nero, ebbene lui ne fa una versione ancora più calda, ancora più particolare. Oppure la sua classe la si può ancora ascoltare e notare in Brown Skin Blues, un classico brano in Mi, ma non di quelli tradizionali che siamo abituati ad ascoltare. No, lui riesce a eseguire delle legature e delle appoggiature particolari che si insinuano fra il modo maggiore e il modo minore. Ed era molto simile il suo modo di suonare,
da una parte al grande Blind Lemon Jefferson, che è una statua nel blues, ma anche a Charlie Jordan, che era un altro chitarrista molto reggae di St. Louis, o addirittura anche Ed Bell, un altro chitarrista sconosciuto ma altrettanto bravo che veniva dall'Alabama. Ma dopo questo però volevo farvi ascoltare un brano per eccellenza che questi chitarristi, sia bianchi che neri, imparavano quando affrontavano la chitarra, che era quella di imitare il treno. E c'è questo brano che si chiama Vastapol, suonato in accordatura di Re, che anche questo è il punto di partenza. Adesso invece ci spostiamo e andiamo nella Carolina del Nord, North Carolina. Qui non c'erano miniere, ma c'era invece un pullulare quasi infinito di fabbriche, quasi tutte fabbriche tessili. Sembrava il luogo prediletto dell'Ocean Mondella, era tutto un filatoio, ma era una zona anche dura, faticosa per viverci. E qui ci viveva Dave McCown, un ragazzo come tanti, di una famiglia come tanti. Padre lavoratore nella fabbrica, il figlio a 12 anni, anche lui entra in fabbrica perché era la prassi, era la quotidianità. E anche questi vivevano vicino a Gastonia, una città abbastanza grande, con queste piccole cittadine attorno, e ogni cittadina aveva una fabbrica. Nella fattispecie, la fabbrica qui si chiamava, quella di David Carn, Chronicle Mill. Lui
a 12 anni, proprio il giorno del suo 12esimo compleanno, entra in Falvi accompagnato dal padre. Lavoro minorile, abbiamo già visto nelle miniere, era la norma ed era una cosa terribile. E se quei ragazzi delle fabbriche tessili vedevano almeno il cielo, il loro lavoro era altrettanto faticoso e quasi inumano per un ragazzino. La prima cosa che facevano questi ragazzini era il Doffler, sia i maschi ma anche le bambine, perché non dimentichiamoci, a differenza delle miniere, nelle fabbriche tessili ci andavano anche le ragazzine. Questo era un mestiere duro, faticoso, dovevano stare tutta la giornata, 8-10 ore, anche di più, in piedi vicino a un filatoio, e che non si poteva mai fermare, doveva continuare, e quando si finiva il fuso dovevano velocemente cambiarlo. Per questo lavoro occorrevano delle mani piccole, agili, destrezza, in modo veloce. Molte volte qualche ragazzino ci rimetteva le dita, ma poco importava, e questo lo facevano. E stavano tutto il giorno così, guardandosi uno con l'altro, e non solo, e c'era nelle grandi stanzoni un continuo pulviscolo di fibre di cotone che sembrava una continua neve. Ebbene, comunque, nonostante questo lavoro faticoso, feroce e potremmo dire adesso anche inumano, Dave McCarr aveva anche lui voglia di suonare, insieme al suo amico Gwyn Foster, che era un altro suo, chiamiamolo collega, un altro doffer, un ragazzotto così, e si mettono a suonare. Gwyn gli insegna addirittura l'armonica e David si prende, dopo un po' di messi da parte qualche soldo, una chitarra e comincia a suonare la chitarra con l'armonica addosso, con un rudimentale legge armonica, e cantava le canzoni popolari, come era di prassi per questi giovani. Poi, un po' più grandini, si mettono insieme, come succede nei vari paesi, in una band locale. Chiamarla band è un termine grosso. E cominciano a suonare, gli Yellow Jacket si facevano chiamare. Dove suonavano? Suonavano nelle feste lì vicino, nelle dopo lavoro, nelle riunioni dei sindacati, e quando riuscivano anche nelle prime trasmissioni radiofoniche. A Gastonia c'era una bella stazione radio che trasmetteva fino lontano, e loro andavano, suonavano lì in diretta ed erano molto contenti. Non prendevano pochissimo di cachet o quasi niente, ma c'era sempre da bere per i musicisti, da mangiucchiare, e poi soprattutto per questi ragazzi era un modo come un altro per conoscere delle ragazze. Dave McCarr continua a fare questa vita senza tanti pensieri per la testa, non aveva nessuna intenzione di diventare un musicista professionista, lui faceva quello. Ma nel 1929, proprio a Gastonia, c'è una delle rivolte sindacali più forti. I sindacati sono decisi, i lavoratori sono esasperati dal poco guadagno, dalla vita faticosa, eccetera, e c'è una tensione sempre molto forte. I vigilanti arrivano, come al solito picchiano, ci sono irruzioni, perquisizioni, lo sciopero, i picchettaggi, sapete, le cose che succedevano in quegli anni, manganellate, situazioni dure, faticose. Ma il tutto poi cade in un inferno dantesco quando viene ucciso lo sceriffo. Non si sa bene chi l'abbia ucciso lo sceriffo, però questo scatenò l'ira degli imprenditori, venne chiamata anche la Guardia Nazionale, scontri ancora più veloci, ci scappò dei morti, morì anche una cantante di quegli anni, una cantante, una lavoratrice che cantava le canzoni popolari. Fu un episodio molto duro. Alla fine, come la storia purtroppo ci ha insegnato, le rivendicazioni finiscono. E dopo che si è estratta questa specie di calma, le fabbriche, licenziano quelli che loro consideravano aver partecipato o aver inneggiato un po' lo sciopero, licenziati. Tra questo c'era anche Dave McCarr, un po' più 22-23 anni, un ragazzotto, no? E licenziato immediatamente. E insieme anche a suo fratello. Allora, intanto siamo nel 29, c'era aria già di depressione con gli anni 30, e cosa rimane da fare a questo Dave? Niente, che andare in giro, prendere e andare verso il Midwest con suo fratello a cercare lavoro. Aveva messo anche la chitarra a tracolla, ma
così, più che altro come ultima possibilità. E fecero quella vita che poi venne anche un po' romanzata, quella degli hobo, che non era poi tanto così bella, perché questi non sapevano mai dove andare a dormire, lavoravano un po' di qua, un po' di là, erano anche un po' dei disperati ad Adiaccio. Fino a quasi dopo un anno di questa vita, un po' così, arrivano a Memphis a cercare lavoro, ma anche lì non c'è lavoro. E allora Dave si mette con questa chitarra vecchia, con delle corde ormai unte, bisunte, che grattavano, a suonare qualcosa davanti a qualche negozio per avere qualche spicciolo. E lì c'è un ragazzo nero che dice: ma guarda che là nell'Hotel Balfour è arrivata la Victor, c'è Ralph Peer. Ralph Peer era uno dei più importanti manager della Victor, che era una casa discografica di 78 giri, e dice che stai cercando qualcuno per fare qualche disco, magari danno qualche dollaro. Lui arriva, insomma, e dice: ma no, ho già finito per oggi, ma io ho bisogno, non ho neanche da mangiare. Dice: beh, prova a suonare qualcosa. E lui ci dà qualche brano, 4 brani per 40 dollari o 20 dollari, cose da poco, e dice: va via, e poi torna a casa. Questi 4 brani poi vengono incisi ed ebbero un buon successo. È tutto incredibile anche questo, vedere la prima parte, il primo brano che si chiama Brown Skin, di sentire come lui riesca a suonare così bene, con un finger pick, con un arpeggio perfetto, immaginando anche lui che non si levava chissà da quanto tempo, le dita affaticate, le corde smorte, eppure riesce a suonare veramente bene la chitarra, ma soprattutto diventa famoso per un altro brano che si chiama Call Me Colleague. In questo brano, che è una specie di ballata dolce amara, con un ritornello accattivante, poi con l'inserimento della quarta, per cui ce la rende un po' più mossa, ci racconta la vita della fabbrica, la vita di miseria. Allora quasi con un po' di sogghigno ci dice: ehi, ma io non ho neanche i soldi per comprare il latte, non ho i soldi per comprarmi un vestito, per comprarmi la carne, e mi vengono le coliche, cotton mill coliche, no? Le coliche della fabbrica del cotone. Ed è diverso dalle canzoni di lotta oppure di protesta che siamo abituati ad ascoltare, che sono sempre con un tono duro, deciso, no? Quasi solenne. No, questa viene via quasi sciolta, quasi frizzante, come se fosse un aperitivo preso sul lungomare. Ma in realtà le sue parole sono veramente dure, e l'immagine di questa colica, perché non si ha più niente da mangiare o da vestire, dovuta alla fabbrica di cotone, rimarrà negli anni, tant'è che ne fecero poi diverse versioni. Adesso magari possiamo andare ad ascoltare Cotton Mill Colic, Dave McCann. When you buy clothes on easy terms, the collectors treat you like measly worms. $1 down, and then Lord knows if you don't make a payment, they'll take your clothes. When you go to bed, you can't sleep. You owe so much at the end of the week. No use to collect, they're all that way, pecking at your door till they get your pay. I'm a gonna starve, everybody will, 'cause you can't make a living at a cotton mill. When you go to work, you work like the devil. At the end of the week, you're not on the level. Payday comes, you pay your rent. When you get through, you've not got a cent to buy fat back meat, pinto beans, now and then to get turnip greens. No use to collect, we're all that way, can't get the money to move away. I'm gonna starve, everybody will, 'cause you can't make a living at a cotton mill. $12 a week is all we get. How in the heck can we live on that? I got a wife and 14 kids. We all have to sleep on 2 bedsteads. Patches on my britches, holes in my hat. Ain't had a shave since the wife got fat. No use to collect every day at noon. The kids get to crying in a different tune. I'm a gonna starve, everybody will, 'cause you can't make a living at a cotton mill.
run a few days, and then they stand just to keep down the working man. We can't make it, we never will, as long as we stay at a lousy mill. The poor are getting poorer, the rich are getting rich. If I don't starve, I'm a son of a gun. No use to collect, no use to raise. We'll never rest till we're in our grave. I'm a gonna starve, nobody will, cause you can't make a living at a cotton mill. Avete sentito allora come il brano era abbastanza spumeggiante nonostante si dicesse delle cose veramente dure, forti, pregnanti, ma così era Dave McCann. Il disco ebbe successo, chiunque a Gastonia lo voleva comprare con quei pochi soldi che avevano, e Dave ne fece altre tre versioni e insomma riuscì a barcamenarsi avanti e indietro. Dopo un po' però il mercato della musica finì e lui fu costretto a ritornare in un'altra fabbrica e a lavorare di nuovo fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando poi venne preso dall'esercito, non so bene per quali motivi, dove gli insegnarono i rudimenti dell'elettronica. E allora dopo la guerra lui riuscì in qualche modo ad aprire una specie di negozio di riparazioni di elettrodomestici, come ce n'erano tanti qui negli anni 50 o 60, e continuò a fare questo. Della musica non suonò più, nessuno più si curò di andarlo a cercare, e morì negli anni 50 nel più completo anonimato. Questa è stata la vita di Dave McCann. Con Sam McGee invece ci spostiamo non più montagne, ma le pianure del North Tennessee, dove da lontano si vedono i Monti Appalachi. Sam McGee viveva in una fattoria, ha passato tutta la sua vita in una fattoria, ed era alto, sapete, come i divi americani, come James Stewart, di quelli che sembrano cresciuti con bistecche e latte, ma lui proprio realmente, perché aveva i campi, aveva le mucche e vivevano in questa fattoria, facendo il lavoro della fattoria, ma come in tutte le fattorie, si riunivano per suonare, sia il padre, gli zii, i cugini, eccetera, e le donne invece a fare la danza. Non potevano suonare, ma soltanto ad andare a preparare da mangiare per i musicisti. Giovanissimo, Sam McGee impara il banjo e si aggrega col padre e suonano. E intanto si era abituato ad ascoltare questa musica da ballo, che è molto sistematica, ha un suono preciso, ha un ritmo preciso, per cui impara veramente a suonare il banjo con grande ritmo e grande piacere. Però ogni tanto veniva a casa loro un amico del loro padre, che loro chiamavano l'uomo dalle montagne, che arrivava con una chitarra. Sam McGee era un ragazzetto curioso, dice: ma come si fa a suonare la chitarra? E questo gli insegna qualche accordo, qualche cosa, e lui prende a suonare la chitarra. Suo padre non è molto convinto, dice: guarda che però in una band, la band era formata da violino, mandolino, banjo, c'è bisogno di suono, la chitarra non ha molto suono, no, ma ci penso io. Allora si era messo alle dita una specie di piccoli plettri e suonava la chitarra nello stile, si chiama Buncheng, che sono gli accordi pieni, lavorando molto sui raccordi di basso, e suona a questo modo. Continua col tempo fino a che dopo qualche anno vede davanti all'emporio che suo padre aveva affittato nella città di Perry, vede dei musicisti neri che suonano invece un finger pick, cioè un arpeggio strano, e vede che con i bassi tengono col pollice, tiene tutto il ritmo i bassi, con l'indice e il medio suonano la melodia. Ma che è un nuovo modo di suonare, impara anche questa nuova tecnica, e insieme a suo fratello Kirk suonano nelle varie feste, sempre i locali, ma continuando a fare il contadino. Il passaggio viene quando Sam aveva già 30 anni, anche di più, e viene quando incontra Uncle Dave Macon. Uncle Dave Macon era un signore per quegli anni già anziano, aveva passato la cinquantina, e anche lui si era ritrovato a fare musicista perché aveva perso il lavoro.
Allora faceva questo e aveva una grande conoscenza della musica tradizionale, una grande capacità istrionica nello stare sul palco e oltretutto era un bravissimo suonatore di banjo. Era considerato il grande padre della musica popolare e anche di questa commistione con la musica nera. Quando lo incontrò in questo paese si misero d'accordo, suonarono una vicenda e anche il Dave gli propone: «Ehi, Sam, vieni a suonare un po' con me». Lui non vedeva l'ora, Sam McGee, tanto nei tempi morti della fattoria andava a suonare. E si trovò così a suonare nei vaudeville. I vaudeville erano delle specie di rivista, un po' come nel nostro spettacolo degli anni 50, anni 40, in cui c'erano tanti sketch, c'era molta musica, qualche barzelletta, qualche cosa. Il compito di Sam McGee era quello di accompagnare un danzatore di back dance. Cos'era? Dancing Bob si chiamava questo signore. Era la clogged dance che si esegue ancora adesso, era una specie di ballo, di movenza in cui il danzatore, sempre in una lastra di legno, con delle forzature ai piedi, batte i piedi e si muove tenendo il ritmo. Ed era una danza che andava di moda ed era uno spettacolo interessante. E lui suonava un brano molto veloce e molto danzante. Era bravissimo in questo, ricevette un sacco di applausi per questa sua performance, ma lui continuò lo stesso. Fino al 1926, quando Sam, insieme a anche David Macon, si recano a New York a incidere alcuni brani per la Victor. Furono dei brani bellissimi, incredibili. Ancora adesso i collezionisti li vanno ad ascoltare, a cercare con grande ardore e piacere. Sam diede il meglio di sé nell'accompagnare il grande maestro, tant'è che a un certo punto il tecnico del suono si avvicina e dice: «Ma tu non hai pensato di suonare qualche pezzo da solo con la chitarra?» Sam era un contadinone, era un timidone, ma dice: «Ma no, non ci ho mai pensato». Oltretutto non c'era nessuno che avesse ancora registrato un brano di sola chitarra acustica. «No, ma provaci, ma sì, ma no». Fino a un certo punto allora si mette lì e suona questo Book Dancer Choice, che era il brano con cui lui abitualmente accompagnava i danzatori di Clogged Dance. Il pezzo fu incredibile, era un po' come l'Apollo 12 o 18 verso la Luna. Era velocissimo, incredibile, e rimarrà nella storia questo pezzo, un po' perché è stato uno dei primi pezzi di chitarra acustica, ma secondo per il suo ritmo, per il suo finger pick, per il suo arpeggio ardito e nuovo. Rimarrà nella storia della chitarra acustica. E ancora negli anni 60, quando un chitarrista vuol far vedere che io però ho imparato questo stile, si mette a suonare questo Book Dancer Choice. Io vi saluto e vi ringrazio di avermi ascoltato. E finiamolo con questo brano un po' più allegro per dimenticarci un po' delle tristezze dei blues precedenti. Vi ringrazio tutti quanti.